Eccoci qua. Grazie a voi. Opla. Gino, come stai? Il pianoforte l'hai lasciato lontano, vedi? Alessandro Sandino, dove stai? Vieni qua, vieni. Come stai? Bene. Grazie di tutto. Ovviamente a te. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti i presenti e ovviamente ancora una volta dare il segno della mia felicità ogni volta che varco il parallelo, diciamo così, e arrivo in questa città meravigliosa. Adesso poi vi dovete spostare perché capisco le esigenze dei media, ma le persone rimangono molto importanti per noi, quindi anche vedere, anche perché capirete, adesso vedersi di persona è un vero e proprio dono che ciascuno di noi riceve, e anche le persone con le quali io lavoro più da vicino fisicamente non riesco a vederle come prima, quindi veramente una gioia arrivare qui, io sono veramente felice di essere qua, lo dico al sindaco che conosce questi miei sentimenti. Quindi capirete la mia emozione guardando il professor Laforgia, guardando Alessandro Sannino, guardando il rettore, la mia emozione nell'avere, guardando il presidente dell'Assemblea regionale, la mia emozione nell'avere avuto, diciamo così, una capacità, chiamiamola col suo nome, politica, perché se fosse stato solo un problema di deciderlo e basta, forse ci saremmo arrivati tanti anni fa a questa conclusione di oggi. Ma invece bisognava trovare i tasti e la sensibilità giusta per fare una operazione che inevitabilmente cambia l'assetto di quello che è il rapporto tra il potere e il sapere, diceva Michel Foucault. Che sono due elementi centrali della vita delle persone, perché il sapere, man mano che la società diventa complessa, ha un ruolo centrale esattamente allo stesso livello della decisione politica, e quindi i due concetti si interagiscono, e quando si decide, come ha deciso l'Università di Lecce, di fare un passo come questo, tutti gli altri si devono in qualche modo riassettare, e il compito della politica è stato quello di spiegare a tutti che questa era un'opportunità per tutta la comunità scientifica ed accademica pugliese e che quindi tutte le altre università ne avrebbero avuto solo vantaggio. Noi non abbiamo qui l'idea, e la Regione non è qui presente solo per accontentare le legittime ambizioni scientifiche e accademiche di una prestigiosissima università, non sarebbe stato sufficiente. Qui siamo per alimentare un'idea di produzione di beni e servizi, di ricerca scientifica, di cambiamento profondo della società pugliese, e soprattutto in un momento in cui la sanità diventa un elemento strettamente connesso al progresso economico, quindi non è stato un caso che il capo dipartimento dello sviluppo economico della Regione Puglia, che peraltro è stato anche rettore dell'Università di Lecce, avesse insieme questi due elementi, quello dello sviluppo economico e quello della idea di promuovere, ecco, una formazione di questo livello in quest'area. La città sembra fatta apposta, nella sua straordinaria bellezza,
che non è fatta solo di forma, è anche di sostanza, perché questa è una città, signor Sindaco, bella anche nelle persone, non solo nell'aspetto. Ci sono tante città belle nel mondo, ma questa è una città accogliente dove persino un barese purosangue come me si sente a casa, quindi questa meraviglia che lei custodisce con affetto e con emozione e sembra il luogo ideale per realizzare tutto questo. Dovrei citare anche Claudio Stefanazzi, che però siccome spesso è come citare me stesso, la cosa mi crea pudore. Però ecco, il modo in cui piano piano si lavora, piano piano, perché non ci sono altri modi per lavorare, in fretta non si fa nulla. Io vedo a Roma spesso e volentieri, magnifico, tanta gente che ogni 15 giorni, ma ogni anno e mezzo fa un governo nuovo e ricominciano tutto da capo, come se, se non lavoro per questa terra da politico. Poi non voglio calcolare gli anni in cui ho lavorato in altre vesti, ma abbiamo lavorato tutti i giorni, è vero Riccardo? Insomma, la tua città è stata la mia città per tanti anni. Abbiamo lavorato ogni giorno, esattamente come ha fatto la Università di Lecce, come abbiamo fatto noi, come hanno fatto tutti, devo dire, i consiglieri regionali e gli assessori che si sono ovviamente tutti prodigati perché questo risultato si potesse affermare. Sebastiano ovviamente adesso sta col computer acceso in, possiamo dirlo, sta facendo la videoconferenza col sindacato per negoziare la nuova ordinanza che il professor Lopalco ci ha ispirato e che io poi devo firmare pigliandomi, non so come le chiamate qui, da noi si chiamano calate, cioè gli schiaffi dietro la testa, che sono quelli più fastidiosi perché innervosiscono. Però questo è il mio ruolo, firmare, prendere le responsabilità, è vero sindaco? Quando devi dire no o sì. E quindi chiudo davvero esprimendomi, so che ci stiamo mettendo in un'avventura che ci farà lavorare da morire, quindi pigliamoci tutta la gioia e la soddisfazione oggi, perché da domani c'è l'ansia di chiudere il percorso, c'è l'ansia di avere diciamo i nulla osta necessari, la chiusura, diciamo che questo noi ci aspettiamo che avvenga con la forza, l'entusiasmo, l'energia, e poi chissà quante cose già avete in mente. Vedo che molti mi sorridono, chissà quante cose avete in mente, e dobbiamo scegliere la lista, dobbiamo fare la lista delle priorità per capire da dove cominciare, perché le opportunità quando partono non si fermano mai. Io questa esperienza l'ho fatta in una città, quella dove ho fatto il sindaco, dove sembrava tutto immobile. Io non vi posso raccontare la disperazione che noi vivevamo nella capoluogo della Regione Puglia, una disperazione che mi ha spinto persino forse a sospendere o a cambiare per un po' il mio lavoro, che pure mi piaceva. Ma poi quando parte il mulino, la barca, io sto seguendo le regate della... Adesso, spero che non abbiano utilizzato il Covid per fermare Luna Rossa, diciamo. Ma quando parte, poi non si ferma più. E qui, ecco, questa partenza può portare chissà dove. Io sono convinto che tutto quello che state pensando, compreso diciamo l'incrocio con la facoltà di medicina che avete fatto partendo da quella di ingegneria che è già attiva, con i laboratori che il professor Cingolani aveva creato e fondato in passato, con la necessità di nuove tecnologie, di attaccare e difendere la salute delle persone sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista del ciclo produttivo. Provate a immaginare quante cose abbiamo da fare, da bonificare, da sistemare, luoghi meravigliosi da restituire alla loro bellezza, la chiusura della centrale di Cerano nel ciclo integrato a carbone, quando l'ho raccontata ad Albano che aveva fatto una canzone su Notte a Cerano,
provate a immaginare che cosa possiamo riuscire a fare della bellezza che ci è stata consegnata, ripristinandola e utilizzandola ancora meglio secondo natura e secondo le leggi di Dio e degli uomini. Insomma, questa è la facoltà di medicina a Lecce, una grande opportunità per l'umanità, perché poi Lecce è una città aperta dove da dovunque vengano, per qualunque ragione arrivino qui, sono accolti come fratelli e come sorelle e ovviamente però, come sempre accade, devono dare il loro contributo. Se questo contributo consisterà nello studiare, nel fare ricerca da tutto il mondo, io penso che verranno volentieri, sindaco, con tutto l'affetto per le grandi città della ricerca e delle grandi università. Oxford è sicuramente bellissima, Cambridge sarà stupendo, però con tutto il rispetto io sono convinto che poco alla volta, diciamo, risaliremo la classifica anche con questi grandi luoghi. Lì piove sempre, qui spero solo quando è necessario. Grazie. Pochissime considerazioni. La prima doverosa. Credo che se avessimo potuto, questa presentazione ufficiale si sarebbe dovuta organizzare con una grande agorà nella quale far sedere tutte le persone che negli anni si sono dedicate per consentire che questo traguardo venisse oggi raggiunto. Oggi ci sono io, qui c'è Michele, ci sta Fabio Pollice, che ha avuto una funzione decisiva, ma senza il lavoro di chi ci ha preceduto questo non sarebbe potuto essere. Ci sono le impronte di tanti dietro questo documento da cui è scaturito il provvedimento che oggi si annuncia e di cui naturalmente siamo tutti lieti. Io sono qui a rappresentare l'orgoglio, la soddisfazione, l'emozione della città intera per un'opportunità che si offre e che ha tanti significati. Riacchiudo due. È straordinario riflettere sul fatto che questa facoltà si possa annunciare nel 2021 nel pieno di una pandemia ancora non risolta, che ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica, del dibattito pubblico, la crucialità di due temi: il valore della sanità pubblica territoriale, il valore della ricerca scientifica e delle applicazioni che attraverso di essa si possono garantire, e poi l'investimento sul capitale umano. Tutto questo è racchiuso dentro un corso di laurea. Oggi non badiamo molto al tema della complessità. Oggi Michele lo ricordava adesso, poco fa, io lo cito spesso, un grande italiano che era salentino, Aldo Moro, amava ripetere che per fare le cose occorre il tempo che occorre. E noi invece siamo oggi antropologicamente predisposti a rimuovere il tema della complessità, a sposare quella della semplicità, ritenendo che tutto si possa ottenere attraverso un touch sul nostro cellulare. Ma ci sono applicazioni come queste che richiedono tempo, richiedono energia, richiedono pazienza, come richiede tempo con cittadini e italiani avviare una campagna vaccinale, la più grande nella storia del mondo, che tutti riteniamo possa essere chiusa con uno schiocco di dita. E quindi, guardando Pierluigi, guardando l'assessore, esprimo a loro tutta la solidarietà, perché sembra veramente che non si sia più disposti a attendere quanto è necessario fare e considerare scontato disporre di un brevetto per la produzione e messa in distribuzione di un vaccino a meno di un anno dalla scoppio della pandemia è qualcosa di incredibile, di cui forse dovremmo essere molto più orgogliosi di quanto non lo siamo. Io devio, ma solo apparentemente, per dire che questo risultato è il lavoro di più anni che si rende possibile e che diventa realtà quando la politica,
ne coglie il suo spessore e in una dimensione sistemica regionale ne garantisce l'integrazione all'interno di un'offerta articolata che pur vede presenti sul territorio altre facoltà di medicina, ma lo fa con una declinazione intelligente, con una curvatura medicina, chirurgia, applicazioni biomedicali, che è un unicum in Puglia, è un unicum forse non tanto in Italia, ma può diventare un riferimento sicuramente di grande significato e valore. Mi hanno chiesto prima di intervenire cosa rappresenta. Rappresenta anzitutto un'opportunità per tanti di decidere di costruire il proprio futuro non spostandosi dalla propria terra, avendo scelto di studiare medicina, perché in tanti già lo fanno per altre facoltà. Può diventare una grande opportunità per molti di scegliere il Salento per costruire il proprio progetto di vita venendo altrove, perché qui la qualità dei servizi, la qualità ambientale, l'attrattività diffusa può essere un elemento di grandissimo richiamo. Costituisce un'opportunità di qualificazione ulteriore dell'offerta sanitaria pubblica sul territorio e può diventare, guardo Alessandro Sannino, una calamita di investimenti qualificati ad alto valore tecnologico che richiede capitale umano che già l'università garantisce attraverso le facoltà di ingegneria e non solo. Guardate il mix straordinario che si costruisce attraverso questo progetto, grandi opportunità che si offrono. Ora il cantiere è pronto, adesso bisogna far indossare i caschi, i guanti per far accendere i motori, e a voi e a noi buona fortuna e buon lavoro, grazie. Lei la parola. La parola. Dobbiamo trovare parole per raccontarvi questo momento come lo sto vivendo io, come lo vive la comunità accademica, come lo vive il territorio. Il sindaco e il presidente hanno sottolineato bene, no? Anche attraverso le loro parole, l'entusiasmo che c'è dietro questo progetto. Un entusiasmo che è un'eredità, ha detto bene il sindaco, che ci portiamo dal passato. Oggi noi stiamo per realizzare un sogno che è di circa 30 anni e lo facciamo grazie all'eredità che abbiamo ricevuto dal passato. Io stavo pensando questa mattina che dovrei ringraziare, però invece poi ho pensato che non devo ringraziare, io devo fare una cosa diversa, io devo impegnarmi, promettere semmai. E allora io faccio una promessa al presidente Emiliano, promessa che lui già sa, e che noi faremo del corso di laurea MedTech un'eccellenza a livello nazionale. Lo dobbiamo a chi ha investito su di noi, a chi ha investito su questa regione attraverso questo investimento. Per cui l'impegno è portare all'eccellenza questo polo che andiamo oggi a sviluppare. L'impegno, la promessa è nei confronti di tutta la comunità territoriale, presidente della provincia di Lecce. Non è un progetto, il sindaco di Brindisi, non è un progetto per il Salento. Questo è un progetto per la Puglia e per il Paese. Dobbiamo capire che adesso occorre fare rete con gli altri Atenei per fare della Puglia una regione in grado di esprimere, da una parte, un'eccellenza universitaria. Puglia regione universitaria, parlo all'assessore Leo, questo deve essere il nostro progetto, e dall'altra per fare della Puglia una regione sanitaria, una regione in grado di invertire i flussi, perché noi abbiamo qua la qualità, l'eccellenza per invertire il flusso delle tante persone, troppe persone che cercano fuori una cura, che cercano fuori di questa regione un modo per superare le difficoltà. Ora, io credo che quello che è veramente importante oggi è che stiamo costruendo una visione assolutamente innovativa. E allora la promessa a tutte le famiglie di questo territorio, di queste province, della regione, non è soltanto quella di offrire un percorso formativo in area sanitaria,
ma quello che vogliamo fare è attrarre intelligenze anche da fuori. Un corso di laurea in medicina e chirurgia, meglio, un corso di laurea MedTech che incrocia, no, professionalità cliniche, professionalità ingegneristiche, ci proietta in una dimensione fortemente innovativa e dunque fa di questa regione un polo di attrazione integrando l'esistente, non sovrapponendosi ad esso, ma integrandolo. Questo è l'elemento forte, per cui la mia promessa è che questo polo diventi un polo di innovazione. Ha detto bene prima il presidente Emiliano, quando ha detto che noi abbiamo costruito le basi l'anno scorso con ingegneria biomedica, con il Salento Biomedical District, con l'intelligenza e la lungimiranza di attori come il CNR e l'IT che hanno investito in questo progetto. Perché il corso di laurea, attenzione, è soltanto un momento di un progetto molto più grande che vuole fare di questa terra un centro di innovazione di livello internazionale. Per questo MedTech, perché noi non vogliamo limitarci a promuovere l'assistenza sanitaria di qualità, perché noi abbiamo medici in questo territorio, eroici, che portano avanti progetti di eccellenza, non lo dimentichiamo, abbiamo una sanità che ha livelli di eccellenza, noi vogliamo supportarla in questo, ma vogliamo fare di più, vogliamo creare un centro di ricerche, ecco perché incrociare questi due percorsi. Claudio, io credo che l'entusiasmo che ho sempre avuto e che continua a rafforzarsi, dicevo oggi alla stampa, io mi vado a dormire, penso col presidente Emiliano e il sindaco, andiamo a dormire stanchi, però la mattina io mi sveglio, bravo, ma quello che è la cosa che è più bella è che io la mattina mi sveglio pensando oggi è un altro giorno in cui possiamo realizzare altre cose a vantaggio di questo territorio splendido. Noi siamo una regione bellissima, è il noi, identifica l'idea di comunità. Oggi non c'è più spazio per nessuna contrapposizione. Oggi, diciamo, ora o mai più. E questo è il momento per sentirci comunità, per riscoprire il senso di una proiezione. Noi dobbiamo dare una visione alle future generazioni. Questo è il nostro impegno. Scriviamo con Alessandro Sannino, che ringrazio, insieme a Pietro Rifano, a tutti quelli che hanno, Angela Montinaro, tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto. Io voglio dire che ci sono moltissime persone che hanno dato un contributo fondamentale al progetto. Ora io, oggi mi diceva l'assessore Leo, dovremmo ricordare tutte le persone che hanno fatto la dottoressa Amato, tutte le persone che hanno dato un contributo fondamentale a questo progetto. Ma io dico che voglio ringraziare tutti, perché ciascuno di voi in questo momento, la stampa, ha sostenuto questo progetto, ha creduto in questo progetto. A loro la promessa che io mi impegnerò personalmente, tutta la comunità accademica si impegnerà nei prossimi anni per portare all'eccellenza. Ecco, non ringraziamenti. È troppo facile ringraziare, Presidente, dire per lo stanziamento di risorse. Oggi è il tempo delle promesse e degli impegni. Dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo perché dobbiamo prendere un impegno con le prossime generazioni. Lo sviluppo sostenibile si basa su due principi: equità intragenerazionale e dunque offrire una sanità e un'università pubblica a tutti, di qualità, ma anche un'equità intergenerazionale. E cioè noi dobbiamo dare un'opportunità alle prossime generazioni, le generazioni che verranno, di poter realizzare pienamente i loro sogni. Ecco la nostra visione. Noi qui stiamo creando i presupposti per una, se volete, riconversione del progetto di sviluppo. E lei, c'è una città splendida in cui poterlo fare. Brindisi è un'altra città splendida, che amo profondamente. Questo dobbiamo fare. Dobbiamo fare una rete con gli altri atenei per promuovere. E io dico che l'investimento anche a Taranto che è stato fatto, un investimento significativo, perché dobbiamo dare coraggio a una comunità vessata da decenni in cui è stata un luogo di sperimentazione, di una progettazione esogena che non è riuscita a interpretare la vocazione di quel territorio, e dunque oggi noi siamo ancora più impegnati a fianco anche a quella comunità che oggi qui non è rappresentata ma nel nostro cuore, perché questa regione è una regione plurale e che di questa dimensione farà la sua ricchezza nel futuro. Ecco perché io penso che questo progetto è stato sostenuto da tutti.
Io ringrazio il Presidente Emiliano, ringrazio i sindaci, ringrazio i medici di questo territorio, e qui il Presidente, no, dei medici, dell'Ordine dei Medici. Io lo ringrazio perché è da loro che ci è venuto l'entusiasmo. Oltre un anno fa parlavamo e quando ho capito che anche loro volevano questo progetto, che tutto il territorio lo voleva, allora ho capito che dovevamo lavorare in quella direzione. La visione non è la mia, la visione è la visione di questo territorio. Ed è questo che crea entusiasmo, perché io so che in questo progetto sto soltanto assecondando i sogni della mia comunità. Per cui a tutti voi va il mio più grande ringraziamento, perché siete stati il motore di questo progetto e lo sarete anche con un atteggiamento critico in futuro, perché se vogliamo puntare all'eccellenza dobbiamo avere anche il coraggio di farlo in maniera molto trasparente. Il mio pensiero va anche al direttore generale dell'Università del Salento che è lì dietro, ma a tutti, ai miei delegati, perdonate, dovrei ringraziare veramente ogni persona, però più che prendere e ringraziare faccio riferimento a quello che dice Alessandro Sannino. Alessandro è un esempio per tutti noi, delegato alla ricerca, è vero, ma è un esempio di una persona che si è spesa per questo territorio, gettando il cuore al di là dell'ostacolo. Io penso che il cuore sia la cosa più importante di questo popolo, la capacità di mettersi in gioco per il futuro della propria comunità. Per cui grazie veramente di cuore a tutti voi e grazie al Presidente Emiliano e alla Giunta. Possiamo chiudere? Volevo ovviamente veramente ringraziarvi tutti e soprattutto mi ha fatto piacere la citazione della facoltà di Taranto. Citatevi in modo positivo gli uni gli altri, vi prego. È un trucco, qualche volta forzate pure la mano, fate anche finta, ma parlate bene ciascuno degli altri, ne avremo tutti un grande vantaggio. Grazie. Assolutamente d'accordo.